Dopo aver steccato le due ultime prestazioni, il Campobasso torna a mordere, squadra e ambiente più compatto. Dopo un avvio di campionato burrascoso e inaspettato, Dimash, Bucchi, Alessandro e Tridente avanzato per scardinare i marchigiani affidati al sapiente Iaconi. In mezzo al campo spazio al giovane Bontà. Dopo tre settimane il rientro al centro della difesa del capitano Gattari e tra i pali Grillo per la squalifica inflitta a Capuano. Pronti via e Dimash, imbeccato da Bontà, si divora il vantaggio di testa all'interno dell'area di porta. Si vede subito che i rossoblù hanno voglia di cambiare spartito rispetto al recente passato, ma occorre attendere la metà del primo tempo per vedere la seconda opportunità dalle parti del portiere fermano Olzak. Dimash, direttamente su calcio piazzato, mette in difficoltà l'estremo ospite che si rifugia in angolo. Dall'azione successiva Rao penetra sul fianco sinistro e scodella al centro, irrompe Valentini e l'1-0 è cosa fatta. La rete gonfiata carica tutta la squadra di casa che si raduna verso la bandierina assieme all'autore della rete. La fermana è tenuta a debita distanza da Grillo. Attorno al 37esimo inventa Bucchi, defilato per la penetrazione in area di Alessandro. Olzak alza il muro per ben due volte in pochi attimi sull'attaccante italo-argentino. A fine primo tempo è ancora Dimash, tra i più attivi dei suoi, a suonare la carica. La potente punizione dalla lunga distanza trova l'opposizione del portiere marchigiano. Dopo il tè, gli ospiti sono chiamati ad uscire dalla propria metà campo. Lo fanno in avvio, una prima volta, con una punizione di Degano. In 4-3-3 sistemato da Iaconi, ha adesso il baricentro più avanzato. Ma la fermana è costretta a scoprirsi e viene infilata dalla ripartenza di Bontà dopo 8 giri di lancette del secondo tempo. Dura poco la gioia del giovane centrocampista. La terna arbitrale, diretta da Santorelli di Salerno, si consulta e intravede nell'azione un tocco di Bucchi in fuorigioco. Raddoppio annullato tra le proteste del pubblico. Sul terreno del Selvapiana, allentato dalle piogge, le occasioni più pericolose sono quelle da calcio piazzato. La fermana non può più nascondersi, legno dell'ex Termoli, Cremona, dalla distanza con Grillo fuori dai pali. La formazione viaggiante mette in campo tutte le residue risorse per giungere al pareggio. Dai calci di punizione, duello tra Degano e Grillo. Quest'ultimo si rifugia in angolo al 36esimo. Qualche istante più tardi, per una scorrettezza ai limiti dei 16 metri, rosso diretto a Boldrini, che aveva sostituito, appena una manciata di minuti prima, Bontà in mediana. Ma ci pensa l'onnipresente Grillo a mantenere inviolata la propria porta prima dello scoccare del 90esimo, sempre su calcio piazzato di Degano. L'espulsione in pieno recupero di Tascini ristabilisce la parità numerica. Per la fermana il tempo scorre inesorabile. Il guizzo vincente di Valentini consegna 3 punti pesanti ai lupi. La classifica si fa più corta, la risalita non è più una chimera. Al Galileo Mancini va in scena il delicato confronto fra Castelfidardo e Agnonese, padroni di casa chiamati ad una prova convincente per risollevare una classifica non esaltante in questo avvio di stagione. Ottimo momento invece per l'Agnonese, che ha superato le difficoltà iniziali grazie ad un attacco molto prolifico. Castelfidardo quest'oggi in maglia viola, schierato con il rombo di centrocampo. Trillini agisce da trequartista alle spalle di Minella e di Federico. I molisani rispondono con una munita difesa a 5. Lezcano funge da ulteriore schermo per il pacchetto arretrato. In avanti la coppia Iallo-Marolda, che tanto bene ha funzionato nelle recenti esibizioni dell'Agnonese. Dirige Civico della sezione di Vasto, terreno di gioco in condizioni precarie dopo le abbondanti precipitazioni delle ultime ore. Pioggia che anche quest'oggi minaccia il Galileo Mancini di Castelfidardo. Partita maschia e spigolosa nelle prime battute, il campo pesante non permette giocate di qualità, ma i 22 in campo non lesinano corsa e impegno. Al 16esimo primo episodio da Moviola, difetto di comunicazione fra il portiere molisano Mancino e i compagni del blocco arretrato. Il portiere ospite abbranca la sfera proprio al confine dell'area di rigore, proteste del pubblico, ma l'arbitro non segnala irregolarità, anche sostenuto dalla guardalinee sotto la tribuna centrale. Al 17esimo un mobilissimo Trillini riceve palla sull'auto di destra, crosteso
rimesso sul secondo palo per Minella, che non riesce a schiacciare verso la porta, mancando una facile segnatura. Sale di livello la squadra di Bolzan, trascinata dall'ottimo Trillini, che si muove a tutto campo creando costantemente superiorità numerica. La retroguardia ospite non riesce a prevedere e neutralizzare i movimenti del trequartista Fedardezze. Al 24esimo Ferri si inserisce alla perfezione e punta la porta, provvidenziare l'uscita con i piedi di Mancino, ma Minella con caparbietà rimette nel mezzo per Di Federico, abile e lesto nel correggere in rete l'invito del compagno di reparto. Secondo squillo in campionato per l'Under classe 1996, che manda in estasi il pubblico del Mancini. Cambia il tema tattico della partita, Agnonese costretta a mutare atteggiamento dopo una prima fase fin troppo prudente. Il Castelfidardo può fraseggiare in spazi più ampi e sfruttare la velocità delle punte. Nella seconda metà del primo tempo i padroni di casa sembrano amministrare il vantaggio, impalpabile la reazione degli ospiti, impacciati e timidi nelle loro avanzate. Al primo vero assalto la squadra di Paolucci pareggia su un cross non irresistibile proveniente dalla fascia sinistra. La difesa di casa si addormenta favorendo Marolda, che incrocia di giustezza alla destra dell'incolpevole Chiodini. Proteste del Castelfidardo per un possibile tocco di mano di Marolda al momento del controllo, proteste che costeranno il rosso al mister Fidardense Ruben Dario Bolzan, allontanato all'intervallo dal direttore di gara. Dopo un primo tempo di notevole applicazione in fase difensiva, il Castelfidardo paga a caro prezzo l'unica distrazione. Il pareggio rivitalizza l'Agnonese, che al 44esimo prova il clamoroso ribaltone, progressione poderosa di Iello sulla destra, conclusione secca sul primo palo, sventata in angolo da Chiodini. Squadre al riposo sull'1-1. Al quinto della ripresa, goffo intervento con la mano di Capparuccia ai limiti dell'area locale, punizione molto pericolosa assegnata all'Agnonese, si incarica della battuta di Lollo, il cui destro violentissimo sibila di poco oltre la traversa, difesa da Chiodini. Spunta il sole sulla Galileo Mancini, prima sostituzione per il Castelfidardo con l'ingresso di Bacchiocchi per Pigini. Al 14esimo velenoso colpo di testa di Minella, deviato in angolo da Mancino, titubante nell'occasione. Sul corner dalla sinistra la palla spiove sul secondo palo, Capparuccia prova a rimettere in mezzo, ma arriva il fallo di mano di un difensore molisano che induce il direttore di gara ad assegnare la massima punizione ai padroni di casa. Dal dischetto Minella va di prepotenza con una conclusione forte e centrale che spiazza Mancino. Torna avanti il Castelfidardo proprio allo scoccare del quarto d'ora. 4 minuti dopo Chiodini in fase di rinvio viene ostacolato e abbattuto dal numero 5 ospite Chiocchia, già ammonito ad inizio ripresa per un fallo su Trillini. L'arbitro Civico Di Vasso, dopo alcuni secondi di esitazione, espelle il difensore dell'Olimpia Agnonese, ora sotto di un gol e in inferiorità numerica. Al 22esimo Marolda cerca il colpo ad effetto dalla grande distanza, Chiodini blocca in tranquillità, replica immediata del Castelfidardo con Di Federico che cerca l'incrocio dei pali, mancando però il bersaglio. Al 31esimo scambio in velocità fra Trillini e Di Federico, il fantasista di casa chiude il triangolo e cerca il rasoterra sul primo palo senza sorprendere Mancino. Il tecnico molisano Paolucci cerca di ridisegnare l'assetto tattico con gli inserimenti di Conte e D'Ambrosio per Di Lollo e Padovano, ospiti schierati con un inedito 4-2-3, Conte e Iallo esterni d'attacco ai lati di Marolda, punta centrale. Al 35esimo uscita spericolata ma efficace di Chiodini, che anticipa lo sparacchio Marolda, sempre in agguato in mezzo ai due difensori centrali del Castelfidardo. Un minuto dopo entrata durissima del neo entrato Conte su Bordi, intervento ai limiti fra giallo e rosso, l'arbitro opta per la linea morbida e ammonisce il numero 18 molisano. Al 37esimo ancora Chiodini in versione libero, esce con il brivido ai confini dell'area di rigore, dopo un rimpallo su Bordi la sfera torna tra le mani dell'estremo viola. Molisani sempre pericolosi a dispetto dell'inferiorità numerica. Al 38esimo punizione dalla sinistra che rimbalza velenosamente davanti a Chiodini, attento nella presa alta. Mister Bolzan non vuole barricate e lancia un chiaro segnale alla squadra, inserendo una terza punta Donzelli al posto di Trillini. Al 45esimo entrata in ritardo di Pifano su Borti, questa volta l'arbitro non si fa scrupoli ed estrae il rosso diretto per il capitano dell'Agnonese. È davvero la mazzata finale per la squadra di Paolucci. Finisce 2-1 per il Castelfidardo, che con questo successo raggiunge una posizione di classifica più tranquilla, una boccata d'ossigeno davvero salutare per gli uomini di Bolzan. Sconfitta onorevole per l'Agnonese, che ha dimostrato un livello assolutamente competitivo per questa categoria. La Recanatese sfodera al Lancellotto un buon primo tempo in vantaggio con l'ex Campobasso e Termoli Miani dal dischetto, sfiora anche la seconda marcatura, ma nella ripresa l'Iserni è più compatta, offre una migliore prestazione rispetto ai primi 45 minuti e arriva giustamente al pareggio con il solito Nicola Panico.
I biancocelesti di Pierluigi De Bellis hanno un impatto più molle con la gara rispetto alle prestazioni precedenti e pagano lo scotto. Poi i molisani vengono alla distanza su un terreno pesantissimo. 4-2-3-1 i pentri, Magrini per i giallorossi risponde con il più classico 4-4-2. La recanatese si fa subito minacciosa con Miani che approfitta di uno scontro fortuito tra due difensori di casa. Prodigioso Maggi a fermare l'attaccante marchigiano. Il vantaggio ospite arriva puntuale dopo il quarto d'ora, si invola in contropiede l'attaccante Latini, steso all'interno dell'area da Pepe che gli frana addosso. Per il fischietto Nube di Mestre non ci sono dubbi, Miani apparecchia l'1-0 con una conclusione precisa e potente. Liserni accusa il colpo, ma con il trascorrere dei minuti prova a svegliarsi dal torpore iniziale. Ruggeri, servito da calcio d'angolo, alza la mira di testa da buona posizione. I pentri spingono, Scimò sulla destra pennella per Saltarin, rovesciata elegante ma fuori misura. Poi ancora si fa notare il difensore di casa Ruggeri su punizione, ma il portiere Verdicchio è attento e non si fa sorprendere. Al ritorno in campo per i secondi 45 minuti la squadra di De Bellis appare trasformata e dopo appena 4 giri di lancette Panico mette a terra come meglio non potrebbe un lungo lancio dalla mediana e infila centralmente Verdicchio per l'1-1. La rete gli costa l'ammonizione per essersi sfilato la casacca. Le due squadre proveranno fino al termine a colpirsi reciprocamente con i molisani più propensi alla fase offensiva. Ma il campo viscido e la tenuta dei marchigiani fisseranno il punteggio sul pareggio. Un risultato che può soddisfare entrambe, ma ai punti avrebbe meritato qualcosa in più la formazione di casa. La Recanatese affronterà nel prossimo turno il non irresistibile Giulianova, trasferta sulla carta abbordabile per Liserni, scolpito contro l'ultima della classe. Zero a zero ed è giusto così. 4-3-3 per la Visse che deve far scordare le due pappine di domenica scorsa. 3-5-2 per il Chieti che naviga nei piena alti della classifica. La partita è subito aperta, più tecnica per il Chieti, ma la Visse risponde anche se succede poco. Infatti la prima emozione, anzi la prima mezza emozione si fa per dire, è stato un cross al 17° di Del Grosso, celato facile su Esposito. La Visse, la difesa che ha preso 7 gol in 2 partite, invece quest'oggi è ordinata e da ricordare Bucaro febbricitante e Ridolfi acciaccato. Al 29° è la Visse ad andare vicino al gol, è l'azione veramente più bella del primo tempo, azione elaborata, Forò fa tutto bene e si vede mettere il suo tiro in angolo. Poi tanta confusione e si va a riposo sullo 0-0. La Visse con tanti problemi societari si è comportata molto bene. La ripresa subito, pronti e via, è Dos Santos diagonale, fuori di poco, ma un minuto e mezzo dopo pasticcio portiere difensore chietino, Visse non accetta il regalo, nulla di fatto, sembrava che la partita dovesse salire ma era un fuoco di paglia, infatti bisognava aspettare addirittura il 18° per su corner per il Chieti, Vitale tira altissimo, la paglia non aveva nemmeno preso fuoco. Al 25° celato il portiere della Vispesaro su cross Paratona salva il risultato su Sbardella. La Vis comincia a soffrire anche perché comincia veramente a cercare di vincere il Chieti. In difesa per fortuna però c'è il portierone celato. Ci cambia tanto, ma tra i tanti cambi all'86° esce Torò ed entra Ridolfi, attaccante di razza, non al meglio della condizione. Al 38° e al 39° ancora celato, oggi in giornata di grazia, salva due volte la sua porta, bravo. Si cambia ancora e si finisce al 46° invece con una mischia in aria del Chieti che poteva portare la vittoria alla Visse, ma finisce 0-0 giustamente.
per la Vis si muove la classifica e il morale. Torna la vittoria il Giulianova che in una gara disturbata un po' dal vento supera per 3-2 con grande cuore la Jesina. Alla prima occasione il Giulianova passa in vantaggio, al 12° punizione dai 20 metri toccata corta da Giampaolo per Vita che con un fendente insacca l'1-0. Passano pochi minuti al 25° azione insistita sulla sinistra di Emili che mette in mezzo e da due passi sborgia mette dentro il 2-0. Replica subito però la Jesina che al 28° accorcia con Ragazzu che da pochi metri realizza un tuffo di testa sul traversone della sinistra di Cardinali. Doppia occasione per i giuliesi al 39°, prima Giampaolo si districa e conclude dai 20 metri ma Cecchini si distende in angolo e sugli sviluppi dello stesso è Marini che conclude in mischia dalla breve distanza con Cecchini che si salva di piede. Nella ripresa subito, botta e risposta al 7°, ancora Giulianova con un'azione insistita di Giampaolo e conclusione a fil di palo. E all'8° lancio profondo per Trudo per la Jesina che al volo non c'entra la porta da pochi passi. Al 19° il momentaneo pareggio ospite con Tafani che incorna di testa su calcio d'angolo. Il Giulianova però non demorde, al 24° Mastrilli lanciato sulla sinistra da Sborgia realizza il 3-2 scavalcando Cecchini in uscita e il gol vittoria visto che fino al termine la gara è combattutissima ma non succede più nulla. La San Benedettese spugna il Mancini di Fano battendo 4-1 la capolista al termine di una gara che si è subito messa in discesa per il rosso-blu. Cade così il Fano che vincendo la scorsa settimana sconfitto 2-0 contro la Miternina aveva raccolto il 30° risultato utile consecutivo in campionato e marciava spedita in vetta alla graduatoria. La squadra rosso-blu invece doveva riscattare la rocambolesca sconfitta subita in casa la giornata passata contro il Monticelli. Il tecnico di casa Alessandrini non cambia modulo e si schiera con un 4-3-1-2 con Ginestra in porta, Marconi, Nodari, Mei e Bartolini sulla linea di difesa, Lunardini, Favo e Gregorini in mediana con Borrelli ad innescare le punte Gucci e Siviglia. Dall'altra parte il tecnico Beoni cambia molto rispetto alla formazione della settimana passata, mandando in porta Cosimi, Tagliaferri, Salvatori, Conson e Montesi in difesa, Sabatino e Barone come schermo a centrocampo con Palumbo, Titone e Pezzotti. Dietro a Sorrentino, punta centrale, arbitra Gariglio di Pinerolo. La gara si apre ed appare subito vivace con il Fano che si fa vedere per primo al 3° minuto. Borrelli parte in slalom e libera il destro ai 20 metri, pallone fuori di poco. Sulla ripartenza dei rosso-blu, Pezzotti taglia da sinistra sull'imbucata di Sabatino. Marconi lo strattona mettendolo a terra per Gariglio di Pinerolo. Ci sono gli estremi per la chiara occasione da rete ed estrae il cartellino rosso per il difensore Granata lasciando il Fano in 10. Piove sul bagnato, anche se la giornata è inaspettatamente gradevole, il terreno del Mancini regge bene al maltempo i giorni passati e così Barone, sulla punizione che segue, disegna con il destro un arcobaleno che lascia di sasso Ginestra e va ad insaccarsi sotto l'incrocio dei pali per l'1-0 rosso-blu. Alessandrini ridisegna la propria formazione abbassando Gregorini sulla linea dei difensori, ma in inferiorità numerica la squadra di casa fatica a trovare spazi contro una Samb ben organizzata e nonostante Borrelli distribuisca ottimi suggerimenti, bisogna aspettare il quarto d'ora per vedere la prima occasione per i padroni di casa con Sivilla che anticipa Tagliaferri ma viene contrastato prima di poter calciare a rete. Poco dopo, su cross dalla sinistra di Borrelli, Gucci colpisce di testa ma manda fuori. La Samb si riaffaccia in avanti con una bella conclusione di Titone al 18° su cui Ginestra si distende a respingere e poi con un bel colpo di testa angolato di Sorrentino al 22° su cui l'estremo difensore di casa è ancora sugli scudi, riuscendo ad evitare la rete con un balzo felino. La partita resta combattuta e gradevole con i rosso-blu che appaiono in grado di far male con le ripartenze, ma il Fano ha molte frecce al proprio arco e così Borrelli alla mezz'ora inventa un lancio di 40 metri che premia lo scatto di Gucci, che calcia forte col destro ma trova Cosimi che dimostra di avere ottimi riflessi.
la Samp risponde subito dopo con Titone che di testa mette alto di poco un cross di Pezzotti dalla sinistra. La squadra ospite, forte della superiorità numerica, tenta di tenere palla ed abbassare i ritmi cercando di addormentare la partita. Alessandrini intanto al 40° richiama Gregorini, sacrificato in un ruolo non suo, per inserire Salvato, e mentre il primo tempo sembra chiudersi su una conclusione bassa di Titone ben parata alla ginestra, allo scadere dell'ultimo minuto di recupero della prima frazione il direttore di gara punisce una spinta alle spalle di Gucci da parte di Salvatori dalla destra con il calcio di rigore. Inutili le proteste dei rossoblù e dagli 11 metri Sivilla spiazza Cosimi mettendo a segno la rete dell'1-1 e subito dopo si va all'intervallo. Dopo il riposo le due squadre escono dagli spogliatoi senza aver effettuato altri cambi e mostrando da subito di voler vincere la partita. Si vede per prima la squadra ospite con Palumbo che impegna Ginestra alla respinta a terra al terzo, mentre i padroni di casa si rendono pericolosi con Sivilla un minuto dopo che scappa con Son, ma poi col destro allarga troppo il diagonale. Un minuto più tardi la Samp si riporta in vantaggio sul corner dalla destra di Barone. Salvatori salta più in alto di tutti e va ad infilare l'angolino alto con un bel colpo di testa dove Ginestra non può arrivare. Trovato il 2-1 la Samp attende la reazione del Fano che però stenta e colpisce poi di rimessa chiudendo il match 5 minuti più tardi quando Titone, scattato sul filo del fuorigioco, si invola verso la porta di Ginestra, resiste al ritorno di Nodari e supera il portiere di casa con un rasoterra preciso che porta la Samp sul 3-1. Il Fano non riesce a scuotersi, prova ad affidarsi a Borrelli, ma la Samp non rischia in nessuna occasione dopo che Alessandrini richiama May per Chiacchiarelli al 69°. Due minuti più tardi sigilla il risultato quando Gariglio di Pinerolo assegna ai rossoblù il rigore per un contatto tra Titone e Salvato in area. Dal dischetto Barone calcia forte ed angolato, Ginestra intuisce ma non ci arriva ed il pallone si infila in rete per il 4-1. La gara praticamente finisce qui, il Fano prova a riaccendere le speranze intorno alla mezz'ora, prima con una conclusione di Sivilla che si perde lontano dai pali di Cosimi ed un minuto più tardi con Gucci che prova a sorprendere l'estremo difensore ospite con un pallonetto dalla lunga distanza, ma la sfera sorvola la traversa. Nel finale Beoni dà spazio anche a Prandelli che rileva Titone con i crampi, poi a Trofo e Casavecchia che sostituiscono Sorrentino e Salvatori. Dopo due minuti di recupero arriva il triplice fischio finale dell'arbitro con la Samp che festeggia con i propri tifosi giunti dalla Riviera l'aggancio alla capolista sul suo campo, dimostrando che intende imprimere il proprio marchio a questo campionato. Per il Fano è la prima sconfitta che può essere classificata come incidente di percorso viste le difficoltà di giornata dopo quasi un anno, e resta comunque in vetta alla graduatoria seppur in coabitazione, certa di poter contare sul sostegno dei propri tifosi che nonostante la sconfitta hanno comunque applaudito i ragazzi di Alessandrini per l'impegno. Quando dominare non basta. È la dura legge del calcio che il Materica paga sulla sua pelle contro il San Nicolò, con il quale esce sconfitto per 1-0. Basta la rete di Casolla allo scadere per far risultare gli abruzzesi quasi increduli e sprofondare il Materica fino a quel momento assoluto padrone del campo. Torna l'intera rosa a disposizione di mister Clementi che si riaffida all'11 di partenza con la Recanatese. Primo tempo più equilibrato con le due squadre che nonostante il terreno messo a dura prova dalla pioggia dei giorni scorsi provano a rendersi propositive nel gioco. Al decimo subito un'occasione per il Materica, cross di Bondi da sinistra per Picci in area che di prima manda fuori. Sono ancora i biancorossi ad avere un'occasione pochi minuti dopo su un batti e ribatti in area del San Nicolò e Picci a riprovarci, ma Calore si salva. Al 20° si fanno vedere gli ospiti con Margarita che ci prova su punizione, ma Nobile c'è. L'estremo difensore biancorosso tuttavia non riesce a trattenere la sfera e il San Nicolò prova ad approfittarne, ma ci pensa poi Moretti a spazzare. Il campo è pesante e ne risente il gioco. Le palle inattive diventano dunque fondamentali. Ci prova così Bondi al 31° con un calcio di punizione dalla tre quarti campo avversaria con cui cerca direttamente la porta, ma Calore non si fa sorprendere e trattiene. Ancora al 34° Bondi ci riprova da calcio piazzato ma spedisce la sfera fuori. Il primo tempo si chiude con un'occasione per parte. Prima al 43° Bondi serve un cross perfetto in area sul quale però non arriva nessuno. Poi al 45° Lazzarini si inventa una mezza rovesciata ma Nobile trattiene. Nella ripresa si gioca una porta sola con il Materica che torna in campo decisamente più vivace e più pericoloso, costringendo il San Nicolò nella sua metà campo, nonché con Esposito al posto di Pesaresi.
Al 46esimo Bondi sforna subito un cross dei suoi in area per Picci, che scivola e non riesce a calciare, non sfruttando un'occasione. Ci prova anche Borgese da fuori area al 56esimo, ma senza inquadrare la porta. I cambi portano forze fresche in campo. Iachetta, subentrato a Bondi, si fa subito notare al 73esimo, sfiorando il vantaggio. Esposito recupera infatti palla sulla tre quarti campo e va a servire proprio il compagno di squadra dalla parte opposta, che a tu per tu col portiere però calcia clamorosamente addosso all'estremo difensore. Ci prova anche il baby Spitoni, all'esordio in prima squadra, ma la sua conclusione dal limite dell'area finisce di poco sopra la traversa. È buono l'assist di Iachetta al 79esimo per Picci, che però non riesce a fare centro. Il pressing del Matelica si fa incessante e gli ospiti si chiudono nella propria metà campo. Il sinistro micidiale di Iachetta dà l'illusione del gol all'83esimo. L'ultima occasione biancorossa prima dell'impensabile è all'89esimo, quando Esposito serve un bel cross in area, ma Picci in salto non ci arriva. In pieno recupero dunque al 93esimo la doccia fredda. Casolla da solo in area sfrutta una ribattuta di Di Sante, mettendo alle spalle di Nobile la rete dell'1-0 che gela il Matelica. Immediati arrivano i tre fischi dell'arbitro. Finisce così, con una sconfitta che costringe i biancorossi a leccarsi le ferite dopo una gran partita nella quale sarebbe stato stretto anche il pareggio.